Ciao a tutti, per questa prima self-review parliamo di un gioco bellissimo prodotto da Ubisoft Montpellier, Valiant Heart. È già uscito da qualche mese, attorno a dicembre dello scorso anno, per cui è facile trovare in giro delle offerte per prenderlo a pochi spiccioli. Andiamo a vedere perché vale la pena comprarlo. Come avete potuto notare da questo scorcio di gameplay, Valiant Heart è un puzzle game a due dimensioni a scorrimento orizzontale. Nulla di particolarmente innovativo, quindi il mercato è pieno di giochi di questo genere. Tuttavia avete sicuramente fatto attenzione alla bellezza della grafica. Infatti sembra di giocare a una graphic novel interattiva più che a un semplice videogame. Anche il punto di vista del livello di sfida non è particolarmente alto, una scelta secondo me molto azzeccata, perché consente di concentrarsi sull'aspetto fondamentale di questo gioco, che è la storia. La storia, dicevamo. L'ambientazione è quella del primo grande conflitto, un'ambientazione che spesso viene ignorata dalle opere di fiction, dalle serie, dai film e soprattutto dai videogiochi, che preferiscono scegliere invece ambientazioni più carismatiche come quella della Seconda Guerra Mondiale. E tuttavia anche la Grande Guerra ha molto da dire e ha molte avventure da raccontare. In questo caso guardiamo le avventure di Émile, un contadino cinquantenne francese, e di suo genero Hans, un prussiano che ha trovato amore e famiglia proprio in Francia. Allo scoppio della Grande Guerra, le autorità francesi decidono di espellere tutti i tedeschi presenti sul territorio francese, ed ecco che Hans si trova in trincea a combattere contro la propria stessa famiglia. Seguiamo anche le vicende di altri due personaggi, Freddy, un americano che si arruola volontario nel primo conflitto, e Anna, una crocerossina, anch'essa volontaria, che presta soccorso e conforto ai soldati feriti al fronte. Con questi quattro personaggi svolgeremo un'intera storia che si dipana lungo l'arco di circa 3 anni, dallo scoppio della guerra fino al 1917, anno in cui gli Stati Uniti entreranno nel conflitto a loro volta. Attraverso queste vicende potremo andare a scoprire un'infinità di piccoli particolari che riguardano la vera storia di veri soldati. Infatti, anche in questo gioco ci sono più di 100 collezionabili da cercare, e in questo caso l'obiettivo di trovarli tutti è soltanto l'ultimo delle ragioni per fermarsi a esplorare i livelli. Infatti, a ogni collezionabile corrisponde un ricordo vero di un vero soldato, da una parte o dall'altra, non importa, che ha combattuto quel grande conflitto. Valiant Heart è un gioco toccante, con una storia profonda da seguire, da vivere, che aiuta a non dimenticare una delle pagine più buie della nostra storia. E sebbene tutti gli avvenimenti accaduti con l'ascesa del nazismo, la seconda grande guerra e ciò che hanno conseguito portano molti di noi a concentrarsi unicamente su quel periodo storico, in realtà la prima grande guerra ha mietuto qualcosa come 17 milioni di vittime in tutto il mondo. Un motivo in più per cercare questo gioco, per viverlo e per lasciarsi trasportare da una graphic novel interattiva semplicemente stupenda. Prima di concludere questa review, una nota sul doppiaggio. Il gioco è interamente localizzato in italiano ed è doppiato in maniera molto delicata da una società milanese che si occupa di localizzare i giochi nelle varie lingue e che ha dedicato grande attenzione e grande delicatezza a questo titolo, quella che si meritava. Bene, con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima Selfie Review. Ciao a tutti!
qualche mese, attorno agli ultimi mesi dello scorso. Che esploreremo e che analizzeremo.